meglio più di tutti la, certo, situazione. Di familiare di Pier Mario ha giocato. È di Bergamo, sì, è nato, esatto, nel Monterosso, che è un quartiere, per chi non è di Bergamo, vicinissimo tra l'altro allo stadio, e quindi insomma gesto credo giusto e doveroso da parte del presidente dell'Atalanta. A proposito di presidenti, Tommy, sì, c'è Emanuele da Bologna che ci scrive: caro presidente, sono un grande tifoso dell'Inter da quando, all'età di 7 anni, vidi le magie del fenomeno a Bologna, mia città natale. In questi lunghi 16 anni ho visto tutte le partite della mia squadra, ho assistito ai momenti sciagurati dei primi anni 2000, le disfatte clamorose, le grandi rimonte ai tempi del primo Mancini, fino alle grandissime vittorie degli ultimi 7 anni. In questo periodo, dice, sono passati giocatori, allenatori, dirigenti, ma lei è sempre rimasto al suo posto con una dedizione ed un impegno fuori dal comune. Noi tifosi, nonostante questo momento non sia più dei felici, la possiamo solo ringraziare per farci vivere quotidianamente il sogno di questa grandissima squadra. Quello che sogno, come penso tutti i tifosi, è una squadra giovane, vivace, veloce e divertente, magari guidata dai fenomeni del futuro, Coutinho, Jovetic e Muriel. Spero che leggerà questo messaggio, grande presidente, fratello di gioie e di sofferenze. Ci faceva piacere, tra l'altro, contattarlo telefonicamente, non c'è il numero di telefono, ricordatevi sempre di scriverlo, così... Quindi Emanuele da Bologna, tu che ci hai mandato questo bellissimo messaggio per il presidente, mandaci un'altra mail... o magari un sms se ti torna più comodo, 348 90 58 704. Hai visto? Perché lo ricordo poche volte, hai capito? No, quindi sì, è un numero, certo, che praticamente rimane, so più questo rimane, che quello di mia madre, sì, come dire. Mandaci il tuo numero, perché così facciamo quattro chiacchiere, sì, in quel, certo, di Radio Appiano. A proposito di chiacchiere, sì, siamo collegati con Claudia. Ciao Claudia. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Sei un po' emozionata? Direi un pochino. Allora, Claudia ci scrive da Bari. Sì? È una grandissima tifosa dell'Inter e ha scritto, perché insomma ci vogliono delle belle qualità, certamente, per scrivere un libro, che attualmente non ha ancora il titolo, perché è un libro che tu hai scritto, ce l'hai lì, messo da parte in attesa di pubblicarlo. Sì, infatti. E quindi mi piaceva, lo dico, certo, personalmente, visto che Claudia mi ha contattato. Sei giovanissima, tra l'altro. A 18 anni, giusto? Sì, compiuti 2 settimane fa. Quindi fresca di maggiore età. Sì. Sì. E come ti è venuta l'idea di scrivere? Infatti, raccontaci un po', perché poi magari avremo modo, e ce l'auguriamo, di farlo vedere anche concretamente, certo, questo libro. Certo. Io ho la fortuna di avere il manoscritto, l'ho anche letto ed è veramente bello, quindi approfitto anche per la diretta di farti i complimenti. Grazie. Claudia. Però raccontaci un po', io so perché appunto l'ho letto, ma poi Claudia mi ha mandato anche una mail, quindi conosco bene. Però ai nostri abbonati, ai tifosi dell'Inter, raccontaci un po' come è nata l'idea. Sì. E che cosa racconta questa storia? Beh, io da tanti anni comunque ho sempre letto molti libri, mi è sempre piaciuto scrivere e quindi ho iniziato a scrivere questo libro. In verità non è il primo, poiché ne ho pubblicato uno nel 2010 che si chiama, non so se posso fare pubblicità, Full Stop. Full Stop. E niente, solamente che non ha avuto molto successo questo libro e quindi comunque io non mi sono arresa, ho continuato a scrivere e come avevo questa grande passione comunque per l'Inter ho deciso di trattarlo come soggetto del mio prossimo libro e in pratica la storia è alla fine molto semplice, una trama che vede come protagonisti due ragazzi, il primo è un ragazzo che si chiama Diego, è di Milano. Un nome a caso, sì. A cui piace niente giocare a calcio. Il suo sogno sarebbe un giorno diventare giocatore dell'Inter, in particolare emulare quello che è il suo idolo, ovvero Diego Milito. Nel contempo c'è una ragazza di Bari che si trasferisce a Milano perché dopo la maturità non sa cosa fare, che università scegliere, quindi decide di trasferirsi a Milano. Incontrerà Diego in una sera bellissima per noi, sarebbe la sera del 29 agosto del 2009, dopo la vittoria del derby 4-0. E quindi incontrerà Diego, diventeranno amici e lui poi l'aiuterà a indagare
sulla scoperta di un fratello che lei farà sorprendentemente, un fratello che i genitori l'avevano sempre nascosto fin dalla nascita, e quindi lui le aiuterà. C'è tutta questa storia che si svolge comunque sotto una cornice, possiamo dire, nerazzurra, in quanto lui va allo stadio, lei, a cui non piace il calcio, si vede proiettata in questo mondo che all'inizio non le piace, poi inizia ad apprezzare, ci sono varie descrizioni del tifo, la curva, cose del genere. Beh, insomma, e diciamo che è ambientato anche nel 2000, stagione 2009-2010, insomma, guarda caso. Anche quella come nella cornice, al di là dei colori nerazzurri, ma c'è una stagione importante che supporta questa bella storia di amicizia e anche di passione nerazzurra. Claudio, ma la tua passione invece per l'Inter com'è nata? Beh, io sono nata in una famiglia di interisti, ricordo che quando ero proprio piccola uscivo di casa con mio fratello, mio nonno, che ci portava al pub a vedere l'Inter. Io non capivo molto, però mi emozionava vedere mio nonno soprattutto tifare, e quindi sono diventata tifosa. Poi anche mio padre, lo stesso mio fratello, mi hanno inculcato questa passione, e ogni domenica a intervalli regolari di mercoledì, come è successo, purtroppo adesso non è possibile, sono sempre davanti alla TV e sono veramente intrattabile quando gioca l'Inter. E beh, mi sembra giusto, è cresciuta bene, Tommaso. Ma ti ritrovi un po' nella ragazza del libro? In matta. Più che altro devo dire che è una sorta di mio alter ego, in quanto anch'io, come lei, ho qualche dubbio sull'università e niente, queste cose qui. Piacere. Senti, ma in quanto tempo l'hai scritto? In 2 mesi. Ah, ma quindi è velocissimo, cioè. Sì, ho iniziato a metà gennaio e ho finito poco prima del mio compleanno, quindi a metà marzo, 2 mesi. È una vocazione quella, sì, per la scrittura, che è una passione, appunto. 16 anni già pubblicato il libro. Va bene, Claudia, ci risentiremo presto, me lo auguro e te lo auguro. D'accordo, vi ringrazio tantissimo. Grazie a te, ovviamente pensiamo anche al titolo. Sì. Perché sì, manca, sì, il titolo, giusto? Il titolo è sempre la mia pecca, non riesco mai. Dai, magari coinvolgiamo anche i nostri abbonati, sì, se ci suggeriscono tutti. Delle idee. Avendo sentito la storia che ci hai raccontato, magari un titolo se potrebbe essere un'idea. Poi magari te le faccio avere io. Anche in redazione. Visto che ho la mail, possiamo risentirci. D'accordo, allora. Va bene? D'accordo. Grazie mille. Claudio, un abbraccio. Claudia, buona giornata. E in bocca al lupo. Buona giornata a voi, grazie. Ciao. Caspita, insomma, un'età così giovane, aver già scritto il secondo libro non è da a 18 tutti, anni, sì, incredibile. Sì, in 2 mesi e mezzo. Poi è veramente bello, guarda, te lo consiglio. Sì, no? Certamente. Ce l'ho. Nico da Firenze, un po' di messaggi, poi un gran pezzo di uno dei miei cantanti preferiti. L'Inter Siena dice, l'ho guardata al mare, pensa dove? A Marsalam, beato lui, assolutamente. Il primo tempo benino, il secondo molto bene, mi chiedo però sempre la stessa cosa, perché siamo così disattenti in fase difensiva. Quando rientrerà Samuel? Mi dispiace tantissimo, poi dice per Morosini, è incredibile che un ragazzo di 25 anni muoia in questo modo. Insomma, che è un po' una domanda che ci siamo fatti effettivamente tutti dal tragico sabato. Allora, rispondiamo subito. Perché siamo così disattenti in difesa? Perché siamo così disattenti in difesa? In realtà avessimo le cause sono di più. Nel senso che il discorso è un po' più ampio della semplice difficoltà in difesa. È un discorso che va allargato a tutta la squadra e quindi a distanze tra i reparti. Problemi che Mr. Stramaccioni sta cercando di risolvere e mi sembra per il momento raggiungendo dei buoni risultati comunque per quello che è al momento la sua avventura nerazzurra in prima squadra, cioè un'avventura comunque ancora piuttosto breve, ancora un po' di tempo, vedrete che sicuramente più partite si giocheranno, piano piano sempre più si instaureranno i meccanismi e si tornerà naturalmente a fare tanti gol e a subire nemmeno. Anche qui domandone, sì. Quando rientrerà Walter Samuel? Sì. Insomma, Walter, lo sappiamo, è un giocatore importantissimo, sarebbe comunque stato squalificato per la prossima partita, quindi anche per lui poi è uno che ci tiene incredibilmente a
giocare, a dare comunque sempre il suo contributo alla squadra. Vedremo quello che succederà. Sicuramente i sostituti sono all'altezza, sono giocatori altrettanto importanti, che sia Christian Kivu, che viene accentrato come è accaduto già durante nella partita, durante quando c'è stato l'infortunio insomma di Walter Samuel, c'è Lucio, c'è Ranocchia, c'è Ivan Cordoba, quindi voglio dire sono nomi e giocatori sicuramente che hanno voglia di dare il loro contributo e possono dare un contributo importante. Musica, Tommy, sì? Di un altro grande cuore nero-azzurro. Stiamo sì? parlando Biagio Antonacci, tra l'altro non è un caso che decidiamo di mandare in onda un pezzo quest'oggi, come il singolo Ti dedico tutto, perché proprio quest'oggi viene presentato ufficialmente il nuovo disco, quindi il nuovo lavoro di Biagio, che però già nei giorni scorsi, dai primi giorni di aprile, aveva dato qualche anticipazione sui vari social network di quello che è stato il suo nuovo lavoro dopo Il cielo, Una porta sola inaspettata, allora, che sono gli ultimi album. Ti dedico tutto, siamo in onda, signor Secchi. Tra l'altro abbiamo visto un gol capolavoro di Maicon nelle immagini di quest'oggi. L'album nuovo di Biagio Antonacci, per dovere ovviamente di cronaca, e sapessi dire... No, guarda, cos'è questo... Op. Cos'è poi, questo poi gol non tira, di Maicon? Perché è troppo facile, insomma, allora cosa fa? Sarebbe troppo facile. Gli salta il portiere, salta i due difensori e poi tira. Con la facilità che lo giusto perché, è tornato a lavorare in gruppo e allora doveva star calmo e... bene, se il buongiorno si vede dal mattino, dicono esattamente. Insomma, speriamo di vederlo in campo quanto prima. Presto, un'altra notizia importantissima, sì, sempre relativa ai biglietti. Inter Cesena, perché è la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A, che si disputerà esattamente il 29 aprile con calcio d'inizio alle ore 15 a San Siro. Naturalmente si comunica che, salvo diverse disposizioni delle pubbliche autorità, da giovedì 19 aprile inizieranno le vendite dei biglietti. E allora i canali li potete trovare come sempre, i canali di vendita li potrete trovare come sempre sul nostro sito ufficiale, nella sezione proprio relativa ai biglietti, agenzie della Banca Popolare di Milano, della Banca di Legnano, della Banca Popolare